Ci servono armi e ce ne servono un bel po'. Ora, qua abbiamo già saltato dove potevano esserci delle armi. Stiamo parlando della stazione di polizia. E non ne siamo usciti per niente vincitori. Quindi, quello che dobbiamo fare è lasciare Muldro. E la zona che conosco che ha armi più vicina è la base militare o comunque la stazione di polizia e la prigione di Rosewood. Il problema è che la prigione di Rosewood è importante come cosa. Cioè, non è qualcosa che si può semplicemente affrontare così. La stazione di polizia invece sì. Però questo ci richiederà di preparare una vera e propria spedizione. Ok, E che è quel... Rosewood, Come? dov'è a Rosewood? Sud a Rosewood nord? è a sud e poi a ovest di un bel po' di strada. Bisogna Oh, andare fino a ok. Crossroads, cioè qua giù a sud, e poi da lì si va verso ovest, appunto. Ed è da fare. È la cittadina lungo la superstrada dove ci sono un sacco di Aspetta. strutture grandi viola. No, quello lì è March Ridge. È quella dopo ancora. Quella lì è Rosewood. La stazione di polizia a Rosewood, vedi che ci sono due edifici viola a sud? Ecco, Sì. quella sulla sinistra rispetto alla strada è la stazione di polizia, dall'altra parte è la stazione dei pompieri. Per la prigione, in realtà bisogna uscire ancora più a ovest di Rosewood. Vedi che c'è una curva che praticamente se si va a ovest, sud-ovest di Rosewood, c'è una strada che fa un'incrociatina e poi più a sud c'è una curva. Prosegue da lì. Da lì si va alla prigione. L'obiettivo per noi è arrivare lì. Il problema non è arrivare, è pulire. Soprattutto la zona della stazione di polizia dei pompieri. Sono belle cariche di gente. E non ti dico della prigione perché è ancora peggio. Beh, sarà il delirio. La prigione sì, però noi non dobbiamo arrivare fin dentro la prigione, dobbiamo arrivare all'armeria che per fortuna sta davanti, è proprio all'entrata. Sì, c'è un rischio di attirare un po' di gente e devi effettivamente fare un po' di casino per sistemare tutto e per pulire un po' la zona, ma è accettabile. Vabbè ragazzi, oh, noi partiamo così, eh. Ce l'abbiamo dei veicoli, vediamo fuori se sono stati sistemati tutti i veicoli. Allora, ho scaricato il mezzo della polizia dato che dobbiamo utilizzarlo. Per adesso vado a riempire questa cassa qua. No, Sono sicuro di voler andare in giro con le pistole. chi sparerà utilizzerà i fucili a pompa. Non utilizzeremo le pistole, Ah, non ha ok. senso con così bassi livelli. Allora, ragazzi, c'è anche uno SPAS 15. Poi ci sono un po' di caricatori da 12, calibro 12. Quindi ce li dividiamo, ce li carichiamo già. Così andiamo lì pronti. Ci saranno parecchi zombie e ci toccherà per forza sfoltirli con il fucile a pompa. Comunque vedremo poi. Allora, un'altra cosa, sempre dato che andiamo a... Ok. Nella cassa quella più in basso. Dato che andiamo a Rosewood, laggiù c'è anche un Gigamart. Ci conviene sfruttarlo. Perché comunque ci sono ottime risorse lì. Qua c'è un altro fucile a pompa, un USA 12. Vi Sì, adesso mi sa che lo prendo su io. do anche delle casse di... cioè delle scatole di munizioni. Ne prendiamo tre a testa se ce la facciamo. Ce n'è sette in realtà, quindi probabilmente è meglio due a testa. Guardate che le munizioni di fucile a pompa vanno via in un attimo, quindi attenzione. Usiamo qua il mezzo corazzato per partire, per Usiamo andare questo qua della là. polizia, la PC della polizia. Col fucile ho il Kel-Tec KSG-25. Ok, in quello metti direttamente i colpi se ricordo bene, giusto? Sì, Ok, esattamente. quindi il caricatore serve a... A me, ad penso. Armando e a Mike. L'unico Ok. problema è che ho le batterie scariche del walkie-talkie. Vai, c'è cioè, nella cassa del materiale elettronico, Ok. c'è. Cioè.
Munizioni, ok, no, 9 niente. mm. Ma mi prendo un po' di 9 mm per sicurezza, non si sa mai. Ok. Magari metto anche qualche modifica al fucile, vediamo se c'abbiamo qualcosa. Vabbè, a questo punto direi che ci andiamo a fare una bella dormita. E basta. Aspettiamo. Finalmente. Oi. Finalmente sono riuscito a svegliarmi. Ho avuto dei grossi problemi oggi. Va bene, tranquillo. Pensa un po'. Vai. Andiamo a dormire. Allora, ti abbiamo lasciato. Dimmi. A terra. Anzi, vieni, ti faccio vedere. Vai, intanto prendi quelle scatole di munizioni. Queste qua. Sono delle pistole. C'è. Ti abbiamo lasciato uno un fucile spas a pompa. Ah, è qua l'USAS 12. C'è qua un USAS 12. Però a sto punto manca un caricatore. Sì. Armando, non è che hai preso un caricatore in più? Qui c'è un altro fucile. Allora, no, di caricatore ne ho uno perché l'ho equipaggiato. Ma. Sull'arma. Non ce n'hai altri? No. E questo è un problema perché quell'USAS 12 non ha il caricatore. No, ragazzi, non c'è niente di caricatori. Avete trovato qualcosa voi su? No, io vado a dormire. Va bene, adesso arrivo anch'io. Ok, allora, qua a terra c'è un Remington. È fucile a pompa della polizia. Praticamente prenditelo. E quello lì va a ricarica. Metti direttamente in camera di cartuccia. Hai un massimo di 4 colpi e uno incamerato. Utilizzeremo comunque le armi corpo a corpo fino a quando non sarà necessario sparare. Sì, certo. Noi adesso andiamo a dormire. Ci vediamo domani mattina perché partiamo presto con la PC della polizia. Sveglia, ragazzi, sveglia. Oh, mangiamo una cosa e si parte. Dai. Ah, considerate che tenteremo di arrivare direttamente al Gigamarte. Quello è pieno, è pieno. Però siamo in ma 4. Vogliamo prendere il mezzo blindi. Che mezzi prendiamo? La PC prendiamo. PC della polizia. Ok. Però partiamo subito, quindi mangiamo e via. Non perdiamo tempo. Che è lungo il viaggio. Vai, sono a bordo. Perfetto, partiamo. Mi serve un navigatore. Dovrei ricordarmi tutto, però non si sa mai. Tecnicamente la incrocio, basta andare. Sì, qua è tutto sud. Tutto verso il basso, siamo a posto. Abbiamo chiuso le porte. Giusto? Mi sembra sì. Ok. Sì. Chi è l'ultimo? Probabile che staremo fuori un paio di giorni, ragazzi, forse anche tre. Oh, Cristo. Ok. Questa non la oltrepassiamo. Dio. Ok, vediamo. Fuck, ma sono tantissimi. No. Torna indietro, ti prego. Ci sono strade secondarie che sicuramente si Sì. possono fare. Sì, Non è decisamente. affrontabile questa. Ma no, assolutamente. centinaia. Questa qua è quella che abbiamo No, perso nel comandi. bosco. Sì. Scusate, non voglio rischiare, però devo vedere qual è l'estensione dell'orda. No, blocca tutta la strada, non ci si passa. No, non si riesce No, neanche se meglio vuoi. tornare indietro, prendiamo la Siamo a prima a strada sinistra seconda, che troviamo. prego. Il problema è Esatto. che Sì, non c'è ci una sono grosse secondaria. alternative C'è, però è quella a alle destra. strade. Sì, no, a destra. Sì. Va bene, faremo quella, allunghiamo di qualche ora, ma ok. Sì. Saranno giusto dei zombie. Merda! Non l'ho Teoricamente. visto, state tutti bene? Guardiamo la Sì. strada! Scusate, stavo guardando un attimo la mappa. Meno male ho messo la cintura di sicurezza. Porca troia, Non meno male ci sono che è altre blindato. strade, Larry. Cosa? Non ci sono altre strade per guardare la mappa, è solo questa. Ma era giusto per conferma. Da un po' che stiamo guidando adesso, dovremmo esserci quasi. Sì. Andremo diretti per la stazione di polizia e dei pompieri, Anzi, diretti per quella dei pompieri. Che è quella che ha il parcheggio davanti dove si può combattere. Per ora non utilizziamo armi da Ok. fuoco. Siamo rientrati.
mappa. Siamo quasi. Sì, siamo entrati nella carti. No. Vedo il segnale, a posto, a posto. C'è il cartello. Sì, la prossima. Sì, la prossima. Ovviamente in gorgo. Ok. Occhi aperti, mi raccomando, che qua tutto ciò che vediamo è potenzialmente utile. Abbiamo il Gigamart poco più avanti, sulla sinistra. Eccolo qua. Segnatevelo, date un occhio. O vogliamo provare a fermarci? Io proverò a fermarmi, però è molto rischioso. No, c'è troppa gente, troppa. Ci sono tante zombie. Siamo troppo in centro. Ok, ok, andiamo oltre. La banca. Stanno iniziando ad essere veramente tante. Ok, palazzo di giustizia. La prossima dovrebbe essere la stazione di polizia. Esatto, qua sulla destra. E sulla sinistra la stazione dei pompieri. Vai, pronti al dismount? Giù, 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 giù. No, 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 non è vero, non è vero, non è vero. No, troppa gente. Ti matto. Troppa, troppa. Vado un po' più avanti nella strada dove siamo un po' più tranquilli. Assolutamente. Sono veramente tanti. Oh Cristo. Sono tanti, tanti, eh. Merda, sono più del previsto. No. Ok, facciamo un giro. Sarà difficile non usare armi da fuoco. Ma no, non abbiamo abbastanza munizioni per farlo. Anche questo è vero. Un conto è se assaltiamo la stazione di polizia, che dici dentro ce le trovi. Però merda. Già fuori. Già per entrare alla stazione di polizia è grama la situazione. Veramente un sacco di zombie qui. Provo a fare un altro mezzo giro. Vediamo se siamo un po' più fortunati. Si potrebbe parcheggiare anche in questo distretto, diciamo. Però poi è... che è un po' fuori dal centro. È un pelo più tranquillo. Secondo me zona residenziale così è troppo compartimentata. Merda. Il pompiere è proprio qui dietro, eh. Basterebbe attraversare queste. Sì, è quello sì. Va bene. Non so se hai visto prima, ma ce ne erano troppe. Beh, anche qua sta. Guarda quanti ce ne sono. Preferisco farla larga, guardate, perché ce n'è davvero tanti. Sarà da aspettarlo comunque in una città del genere. Se no iniziamo a sparare. Cioè, scendiamo e iniziamo a sparare. Qua mi sembra abbastanza libero. Dai. Sì. Giù. Fuori fucili a pompa. Beh, son tre. Ok, ragazzi, voi state lì tranquilli, uccidete quei pochi che ci sono. Io inizio a radunarli e inizio a fare danni. Va bene. No, non li andate a prendere, non li andate a prendere. Cazzo. Walkie talkie accesi, sintonizzati, microfoni accesi. Sempre in contatto. Va bene, ci sono. Vabbè, dato che voi siete qua, provo ad andare a liberare la stazione di polizia. Scusate, i pompieri. Realtà qua sembra abbastanza tranquillo. Allora difendete la zona e pulitela. Quando è tranquillo, tranquillo, entrate. Io mi occupo della stazione dei pompieri, tanto siamo in contatto radio. State attenti a Mike, che si è staccato. Sentirete colpi, eh? Non vi spaventate. Ok. Ok. Il parcheggio si sta liberando.
attorno alla stazione della polizia sono due. Ricarico. Oh merda, quanti sono. Beh, perlomeno li ho attirati se devo perderli. Mi faccio inseguire nei campi, qual è il problema? La tua comunicazione non è pulita. Occhio dietro. Ho detto mi faccio inseguire nei campi, ne ho attirati un bel po'. Ok. Così ve li perdo. Merda, quanti sono? Io non riuscirò mai a falciarli tutti questi, devo perdere per forza. Ragazzi, purtroppo nei campi la situazione non è tanto meglio, è pieno, eh. Ok, ragazzi, mi sentite? Ragazzi, mi sentite? Ehi! Chi è? Chi sei? Sono io, sono io. Ehi, John. Dove sei? Sono pieno di sopra la stazione dei pompieri. Arrivo. Porca puttana, tu non sai che cazzo è successo. Pensavo di non trovarti più. Pensavo di non vedervi più. Porca puttana. Sì, ma le fotute radio le usate oppure no? Io sono uscito fuori raggio. Tu non hai idea di quanto sono andato a sud per perdere sti cazzo sì, di zombie. Ho radunato una cosa come 300-400 zombie. Sono andato a sud, ho trovato i campi di grano, ti giuro, ho iniziato a correre in sti fottuti campi. Mi sono recampato qua davanti alla stazione di polizia alle 3 di notte. Scusa, non era alle 3 di notte, sarà stata l'una, una cosa del genere. Non c'è più nessuno qua in zona. Gli altri non so nemmeno che fine abbiano fatto. Cioè, infatti, pensavo di non sentire più nessuno. Io non ho dormito niente. Ci credo. Non sono riuscito a dormire. Hai una batteria? No. Cazzo. Sfortunatamente no. Sto consumando quella radio. La radio anche loro, ovviamente. Ok, tu sei andato a sud, ma loro lì vicino a me le radio non lo usavano, ovviamente. Non ascoltavano niente. Erano coi fucili, si mettono davanti. Stavo per tornare verso la PC e la PC è scomparso. Da quanto ho capito l'ha preso Mike. Sì, ma non puoi prendere la PC e scapparti via così, cioè. No, questo sono d'accordo assolutamente. Vediamo se mi risponde. Ci ricevi, Mike? Porca troia. Ehi, comunque noi dobbiamo fare per forza base qua. La situazione è molto peggio di quanto pensassi. Io devo dormire. Ci credo, no, vatti a riposare, tranquillo. Sei girato per tutta la notte. Bene. Larry, mi senti? Ti sento, Mike. Grazie a Dio sei vivo. Mamma. Pensavo di avermi perso. Anch'io, stessa cosa per... Dove per sei? Già. Dimmi dove sei, sono che vengo a prenderti. Stazione dei pompieri. No, non c'è bisogno che... Cioè, vieni qua, ma non mi devi venire a prendere. La situazione qua è sicura. Ok, arrivo. Io mi ero spostato con l'APC per riuscire... Adoro a riposarmi un pochino in tranquillità. Va bene. Sono fuori città, arrivo appena posso. Fai il giro largo, non passare dalla strada principale. Ok. Eccomi, sono qui fuori. Vai, parcheggia. Ho paura di essermene portato qualcuno dietro, comunque, eh? Vabbè, qualcuno? Vabbè, dai, li affrontiamo, non ti preoccupare. Ok, uccisi. Ok, fatto. Entriamo dentro. Ce n'è ancora un paio, aspetta.
Era pieno di sopra. Pensavo veramente di avervi perso ieri sera. Adesso ne parliamo. Purtroppo mi sono dovuto allontanare. Passa la voce che c'è John che sta dormendo. Perché lui non è riuscito a perdere gli zombie questa notte. Quindi ha dovuto camminare per tutto sto tempo. Ho capito. Allora, praticamente la situazione è questa. Io ieri pomeriggio, dopo che ci siamo divisi davanti alla stazione di polizia, ho iniziato a sparare, urlare per attirarli tutti. Ho fatto un'orda di centinaia di zombie. Li ho portati verso sud, sono andato verso i campi, ho oltrepassato una strada sterrata. Oltre quella strada iniziavano i campi di mais, praticamente. Lì ho iniziato a correre in tutte le direzioni. Pian piano ho perso tutti gli zombie. Il problema è che me l'ho perso pure io. Tempo che sono tornato indietro, verso qua ero stanco, esausto. E certo. Era notte inoltrata, quindi ho controllato che non ci fosse nessuno, cosa che era abbastanza sicura perché avevo fatto un casino della Madonna. Sono arrivato al piano di sopra. Sono svegliato stamattina alle 5:20 che sento qualcuno che armeggia con la macchina qua fuori. Era John che provava a scassinarla. Ti giuro, cioè io lo davo già per disperso, cioè pensavo di non vedervi mai più. E poi hai risposto te alla radio. L'unico tassello mancante adesso è Armando, che sì. Non so che fine abbia fatto. È Armando. Io ieri una volta che ho finito tutte le munizioni del fucile, sono dovuto scappare, poi piano piano sono riuscito a rientrare nell'APC, ma ce n'erano troppi intorno. E non trovandovi mi sono allontanato per riuscire a riposarmi un po' dentro in tranquillità. Poi stamattina appena mi sono svegliato ho sentito, anzi a dire la verità mi hai svegliato tu con la radio. E sono tornato indietro a cercarvi, a prendervi. Bene, bene. Allora, la situazione è questa. Adesso utilizzeremo questa come base d'appoggio. Tanto come vedi è abbastanza grande, soprattutto è tranquilla la situazione. Oggi ci risistemiamo, anche perché John deve assolutamente riposare. Io mi sistemo un po' l'equipaggiamento, controlliamo anche cosa c'è qua dentro, che se in caso lo razziamo, oppure la utilizziamo come base d'appoggio per spedizioni future. E okay. Poi domani controlliamo la stazione di polizia. Il giorno dopo ancora andiamo all'armeria della prigione. E come ultima cosa, prima di andarcene, Gigamart lo puliamo con le armi che troviamo alla stazione di polizia e alla prigione. E poi ce ne andiamo. Torniamo molto. Va bene. Ok. Vabbè. E allora ti direi che... niente, inizio a organizzare un po' qua. Mi riposo poi anch'io. E poi domani iniziamo a metterci di nuovo in moto. Ok? Ok, do un'occhiata in giro allora. Va bene, ok. Dai, allora iniziamo a sistemarci e poi in caso riposati pure te. Ragazzi, mi sentite? Ragazzi, aiuto. Che succede? Mi si è buggato PZ, mi carica un solo chunk e io c'ho tipo 300 zombie dietro. Mi serve la God, per forza. Prova un po' ora, mi dice che sei admin. No, non lo sono. User James Warren is now admin, mi dice. Guarda un attimo il nome che ho in game. E vai su ESC giocatori, te lo dovrebbe dire. Sì. È un problema se te li faccio sparire tutti? In realtà l'idea era quella, perché io l'avrei persi. Resisti ancora un attimino. Provo. Io dico, tra poco muoio, perché è un personaggio che ormai riesce a malapena a camminare. Ok. Sì, iniziano a essere quasi più veloci di me. Quindi per favore, cioè, stringiamo un attimo. Ho messo la God. Non ce l'ho! Te l'ho messa io! Non ce l'ho, non me la fa! Non l'avete! Ah. Fermati. No, non mi fermo. Non ce n'hai più dietro, te l'ho ammazzati tutti. Fermati, Gold. Ce li ho dietro, Urex. No, non ce n'hai più, l'ho uccisi tutti. Devo uscire. Esci. M'hanno mangiato. Non ce n'hai più neanche uno. No, non ce n'hai. Mi stavano mordendo.